In compagnia con Fabio Mastro Berardino entriamo un po' più nel particolare sull'organizzazione di questo evento e anzi soprattutto sulle prospettive, diciamo sugli indirizzi e sulle diciamo proprio prospettive in futuro che possono scaturire da questi incontri, da questa diciamo maratona in qualche modo di proposte. Allora, in brevissimo, siamo un gruppo di ragazzi che soprattutto tramite anche Facebook ci siamo conosciuti in giro per l'Italia, ci siamo messi insieme, abbiamo detto troviamoci a Roma, incontriamoci, ciascuno per 5 minuti dice la sua, dice cosa ne pensa e dobbiamo, siamo qui con un'unica finalità che è quella di dire che siamo pronti, vogliamo partecipare e contribuire a chiudere con questa seconda repubblica e aprirne una nuova, questo è l'obiettivo principale. Si dispiegherà tutto anche in diverse iniziative, noi l'abbiamo già fatta una a Milano per esempio il giorno della chiusura del Giro d'Italia, abbiamo fatto delle magliette, abbiamo volantinato in queste magliette all'interno del nostro logo, c'era scritto i partiti ci prendono in giro, noi ci prendiamo l'Italia, cioè l'obiettivo è un po' questo, una questione generazionale. Senza fare un movimento, non è un movimento giovanile, però quello che piacerebbe a tutti noi è che la nostra generazione scendesse realmente in campo e si attivasse per cambiare il paese. Una delle cose interessanti che vogliamo fare, stiamo studiando un po' come farlo, è quello di promuovere una sorta di primarie per un candidato premier nuovo che non esca dalle solite nomenclature, dai nomi che bene o male già girano, che sono parte della politica oggi o girano comunque nell'ambito lo vediamo tutti i giorni sui giornali, della politica odierna, e partire noi con una raccolta anche soprattutto che era tramite internet di idee, di proposte, di curriculum raccolti per pensare chi può essere un buon candidato che possa rappresentare le stanze sostanzialmente della nostra macro generazione, nel senso tutti quelli che sono tra i 20 e i 40 anni si stanno affacciando, si sono da poco affacciati alla vita reale. E senti, se posso azzardare la domanda, diciamo una differenza con tra questa appunto iniziativa e il movimentismo diciamo di stile grilliano, come possiamo chiamarlo? Secondo me siamo sostanzialmente differenti, nel senso le ricette populiste non ci interessano, non siamo qui per gridare qualcosa e coinvolgere due o tre persone in più o un numero X in base a quello che stiamo gridando. Abbiamo semplicemente la voglia che ci sia una nuova politica, ma intesa nel senso di passione, di coinvolgimento delle persone nei confronti. Intanto se n'è andato lo stemmino, se non vorrei che cascasse dentro, sta addirittura con il rischio di perderlo dentro la fontana. Vabbè, lo teniamo più stabile. Chiedi. No, sto dicendo, siamo opposti, non ci interessa in senso stretto raccogliere il maggior numero possibile di persone che poi tra un anno saranno insoddisfatte di noi perché non saremo riusciti a fare quello che in maniera strettamente populista abbiamo detto o gridato nelle piazze. Vogliamo costruire un progetto serio di durata molto più lunga, una prospettiva, guardare da qui al 2020-2030 cosa vogliamo per... Io dico anche per i nostri figli, siamo giovani, ma è quello che dobbiamo pensare. Auguri a Zero Positivo allora, grazie.